Ciao ragazzi, prima che il video inizi ci tengo a dirvi giusto due appunti. Il primo è che comunque, come avevo ribadito durante il video, è solo un piccolo modo, un piccolo accorgimento che magari molti di voi non hanno mai fatto caso, ma che comunque vi può fruttare veramente tanti crediti. Seconda cosa, vi invito a lasciare un bel pollicione, un bel, proprio mettete il pollice sullo schermo del desktop, e quindi spero che vi sia piaciuto appunto questo video e vi invito appunto a lasciare almeno 200 mi piace per un prossimo episodio della carriera, magari domenica. E niente ragazzi, in descrizione trovate appunto il mio profilo eccetera, trovate anche la pagina Momentum Foot, andate, passateci perché è un'ottima pagina, bella. Bella ragazzi, qui Palazzo e benvenuti oggi in questo mio nuovo video, in questo breve video, un video spiegazione sul come fare sostanzialmente crediti abbastanza rapidamente, nel senso una cifra che va da 5.000 o se avete fortuna anche 50, 100, 150.000 in un'oretta e mezza all'incirca. Cosa consiste? Allora, prima di tutto metto le mani davanti. Nel senso, non è il metodo quello del comprare appunto i crediti dal catalogo che vi darà appunto 1200 crediti in più a partita, non è quello. È un metodo che perlomeno alcuni lo conoscono, altri no, ma più che altro perché non ci hanno mai pensato. Sostanzialmente, ragazzi, dovete avere il plus, perché senza plus non potete appunto giocare online. E dovete appunto crearvi un nuovo account da zero, totalmente zero, come ho fatto io adesso, appunto vedete, no? Bari AC. Una volta fatto questo, il gioco è fatto sostanzialmente, ragazzi. Avrete un gettone Foot Draft che volete utilizzarlo appunto online o offline come volete, ma io vi consiglio di farlo offline. Quindi, tipo, andiamo su Foot Draft, giocatore singolo, ti uscirà, vuoi usare un gettone draft, che sarà appunto il regalo che darà la EA in qualsiasi account. Quindi anche se voi vi fate 200 account, avete sempre sto cazzo di gettone gratuito, che è una cosa fantastica se ci pensate, perché la EA non ti fa pagare 15.000 crediti per appunto fare il Foot Draft la prima volta, ma vi dà la possibilità appunto di giocare questo torneo e di vincere importanti premi. Perché ragazzi, guardate, io adesso schiaccio sì, uscirà appunto la difficoltà che vorrete fare. Guardate cosa c'è scritto appunto a fianco ad ogni difficoltà. Alle difficoltà elevate ottieni più crediti partita, ma non solamente, perché più sarà difficile la difficoltà del vostro torneo, più possibilità di trovare determinate tipologie di pacchetti ci saranno alla fine della vittoria del torneo. Del tipo, se voi mi fate il torneo offline a modalità estrema, c'è la possibilità che vi escono anche 3-4 pacchetti da 50.000 o da 25.000. Questo comporta anche la possibilità di trovare ottimi giocatori nel pacchetto. Ad esempio, io ho fatto per la prima volta nel mio account il torneo a livello leggenda, l'ho vinto e ho trovato Modric e Arda Turan. Modric l'ho venduta a 60k, mi sembra, e Arda Turan all'inizio a 25. Cioè, ragazzi, voi pensate, all'inizio di Foot io avevo già 90k solo grazie a Foot Draft. Ovviamente tutto dipende dalla difficoltà con cui andrete a giocare appunto il torneo e anche appunto alla fortuna, che è basilare in qualsiasi cosa, no? Perché se comunque voi andate a giocare un torneo a un principiante, che è il livello più facile, diciamo che c'è meno possibilità, attenzione, meno possibilità significa che comunque c'è la possibilità che ti esca anche un pacchetto da 100.000 volendo, ma comunque c'è meno possibilità di trovare determinate tipologie di ottimi pacchetti rispetto a una modalità campione o anche comunque esperto. Se volete la mia onestissima opinione, ragazzi, fate questa Foot Draft a livello esperto o campione, che sono diciamo i due livelli intermedi. Già campione è un pochettino più difficile, eh? Comunque esperto secondo me è il livello intermedio perfetto, diciamo onesto, per quelli anche che hanno appena iniziato a giocare a foot. Quindi una volta fatto questo, andiamo a fare esperto. Ok, vuoi continuare? Ti uscirà appunto tipologia e ti escono i giocatori, eccetera. Quindi diciamo che è ottimo. Io comunque non vi consiglio di farlo online perché incontri gente più forte rispetto magari a te e magari gente scriptata, buggata, robe simili e perdi. Quindi, secondo me, fai quello offline e vinci tranquillamente anche un minimo che va dai 4-5 mila crediti, che comunque sono sempre buoni, ragazzi. 5 mila crediti fatti in un'ora così a caso giocando sono buoni. Comunque,
può andare da 50.000 come anche a 8 milioni. Ovviamente, se riesce nel pacchetto di Footdraft Ronaldo, buona fortuna, cioè, che culo. Comunque, so di molti, compreso a me, che comunque Footdraft regala ottimi giocatori. Ad esempio, l'altro giorno ho fatto quello online e ho trovato Dybala in un pacchetto da 25.000, mentre quello da 50.000, aspettate, ho trovato, mi sfugge adesso il nome, ho trovato Chiellini che l'ho venduto sui 45-50.000, quindi non è assolutamente male, ragazzi. Io vi consiglio di farlo. Non è un metodo chissà che cosa, non è che sono andato a IKEA e il serve di lì e vabbè sì, è un metodo easy che però molti di voi non ne sanno l'esistenza. Quindi ragazzi, io vi consiglio, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, fatemi vedere che questo video vi piace, un bel like, un salutone, ditemi se avete già fatto un commento qui sotto e ditemi cosa avete trovato, bella. Come appunto vi stavo dicendo appunto in precedenza, ho vinto il torneo nell'arco di un'oretta e qualcosa, un'oretta e 10, e ho ricevuto in totale da quelle 4 partite una cifra intorno, dovrebbe essere ai 2500 crediti solo da, esatto, 2800 crediti solo da partite. Come avete visto, l'ho vinto. Adesso vediamo che cosa ci regala. Ovviamente sta sempre nella fortuna, ragazzi. Un pacchetto oro premium che dovrebbe essere da 15, no, uno da 12.000. Da 7,5 e uno da 26 oggetti, non l'ho mai visto, ero rimasto a 24, ma va bene. Apriamo quello da 7,5, vediamo un po' se mamma io, ok, se me lo fa aprire, perfetto. Lo skippiamo e ci esce Alessandrini. Questo è un pacchetto appunto da 7,5 che tra l'altro non dovrebbe costare nemmeno poco, perfetto. Lo si vende sui 2000. Noi lo mettiamo a 1700, scartiamo il tutto. No, questo costa qualcosina, non costa niente, stavo scherzando. Ok, scartiamo il tutto, siamo a 3600 crediti, apriamo il pacchetto da 26 oggetti, lo skippiamo pure questo e ci esce il Pipita Higuain, ragazzi. Il Pipita Higuain che costa? Quanto costa? Bene, ragazzi. Con questo io vi ho spiegato tutto, 30.000 crediti solo Higuain più Tolisso che ne vale 2.000, lo mettiamo subito in vendita, il PP Tolisso, poi andiamo in fondo, vediamo un po' cosa abbiamo, abbiamo di qua e di là, eh? Ok, si può scartare tutti, sono altri 2.000 crediti, siamo a 7.500 crediti più 35.000 crediti di Pipita Higuain. Questa è stata la mia spiegazione al video, ragazzi, vi lascio un bel mi piace ancora, siete al vostro pazzo, bella.